oggi intro differente. E niente, siamo qui oggi con il segreto. Incredibile, fantastico, super eccezionale. Il Pokémon. Credibile. Così, a cazzo, il segreto. Visto che voi ce l'avete chiesto in tanti, perché ogni volta, oh, ma il segreto dove sta? Oh, dove sta il segreto? Oh, dovete fare il segreto. A merda. Noi non il segreto. Ehi, cominciamo. Random, andiamo. Donna, ciao, già stai su. Ragazzi, vabbè, donna di 16 anni. Quando ascolto le canzoni, devo far finta di cantare con un microfono. Suonare uno strumento. E l'altro giorno, nel mezzo di un'esibizione, mio fratello è entrato in camera mia. Non me ne sono accorto e lui non ha detto nulla finché non ho finito e mi ha pure applaudito. Che vergogna. Ma io comunque non è che mi metto a cantare. Cioè lui di solito fa tipo i falsetti e queste cose qua. Comincia a fare. Vabbè, ma perché però tagliasse, non è che io faccio qualche problema mentale. No, mica, proprio. No, mica, certo. No, mica. Io canto mica. Infatti mica canta in falsetto, quindi è tutto. Anche più brava, anche più brava. Ecco, gli piace queste cose delle volte. E niente. Cosa che non faccio nemmeno. Ma ti immagini, no, perché però è figo, perché è tipo da film sta scena, perché... è da film, perché c'è sta dei film, che tipo c'è sta quella che tipo si scatena tutto, poi c'è sta magari il fratellino. Mai visto una scena di un film così. Con la rotola, la rotola che paglia. Con la rotola soprattutto. Con la rotola che paglia. Vabbè, con la paglia che rotola. Comunque sì, c'è sta, cioè, proprio. Da quando ho scoperto che mio padre va a puttane, ne parla tranquillamente con i suoi amici al telefono, facendogli pure il resoconto della serata, non riesco a più a guardargli negli occhi allo stesso modo. Vabbè, gran padre, è veramente un gran padre. No, sì, ne ha capito, oggi c'è una. Vabbè, che poi aspetta. Che voleva 20 euro, sono riuscito a farla 15. Credibile, sono un mostro. Donna di 14 anni, una volta era solo a casa, quindi. E che porco due, mi sfanculi tutto così. Mi si. A palla comincia a cantare. Lei, il Breaking Ball, comincia a cantare. Sì, ad un punto. La palla. A un punto. Ma come cazzo scrivete? A un punto saltai sul letto cantando il ritornello. Inutile dire che il letto si è sfondato e ci hanno messo un casino a rimetterlo a posto. Vabbè, l'intento della canzone è andato a buon fine. Sì. Ha distrutto. Che tra l'altro. Hai spaccato. Breaking Ball non era tipo palla da demolizione. Eh sì, no? Ha spaccato. Vai. Una volta i miei cugini del nord, quindi sono quelli del nord, Luca sta attenti. Erano stati ospiti. Erano stati ospiti? Uno piaceva il grande piacere, ospite di aereo ospite. Senti che a casa di mia nonna. Però vabbè. E lei mi fa no, ospiti, perché proprio io ho sbagliato a dirlo. E mia nonna. Ma se fossi ospitati. Porca puttana, mi fai legge! Ho capito, ma se tu non sei buono a legge. Mia nonna mi ha fatto perdere il filo. A casa di mia nonna, e lei gli faceva fare tutto quello che voleva, no? Ecco. Mi ero talmente rotto che ho buttato 1 chilogrammo di sale nel sugo di mia nonna. Ho mescolato per bene e poi sono scappato. Potete immaginare la loro faccia quando ha assaggiato il sugo. Scusa, nonno. Picchino. Mamma mia. Davide, dispettoso. Il mio segreto? No, avevi un segreto. Il mio segreto? Quando ero in camera, pare che la pubblicità. Quando ero? Quando entro. No, comunque pare la pubblicità, tipo. Il mio segreto? Il mio segreto? Pelle fina. Uso cilli. Uso cilli intimo. Il mio segreto per non farmi uscire il sangue in pubblico? Usare cilli. Che c'entra? Ma non c'entra un cazzo. Vabbè, il mio segreto? Il mio segreto? Non avere. No, il mio segreto, quando entro in camera mia, urlo e dico, esci fuori, ladro, ti ho visto. Sì, ho paura che dentro l'armadio ci sia il ladro. Ma è come quell'altro. La scimmia cattiva. Come quando quell'altro entrava dentro l'altro segreto, entrava dentro casa e diceva vabbè dai, se vorrei ammazzare fallo subito che non c'ho tempo da perdere, cioè. E là se ne andava giustamente. Sì, perché cazzo mi ha sgamato. Ho rubato più o meno 100 di plettri, 150 spilletti e portachiavi di Beatles dalla Feltrinelli. In tutto sono circa 250 euro. Non sono mai stata scoperta, mi sento quasi il genere di ladri. Ho conquistato anche qualche ragazzo regalandogli plettri. Svelerò un segreto professionale. L'allarme antitaccheggio che c'è davanti alla porta del bagno o è finta o non funziona, solo che non vi dico in quale città si trova. Allora grazie. Cogliona, l'allarme antitaccheggio non la mettono per le spille, la mettono per le cose un po' più. Cioè, se non c'è il cosetto non suona, perché non c'è sta il coso antitaccheggio. Te dico sto segreto, Quando sono solo metto Dark Horse di Katy Perry e fingo di essere un egiziano che balla. Non mi ricordo come faceva la canzone. What in do? Quando ero piccolo, attorno ai 7-8 anni, facevo spesso la doccia con le mie amiche in campeggio. Un giorno, io e la mia amichetta, di qualche anno più grande, per fortuna non risiede nella mia città, morirei ad ogni incontro accidentale, abbiamo fatto una doccia lunga ore, durante la quale lei ha baciato tutto il mio corpo e toccato con dita e lingua le mie parti intime. I miei non mi trovavano più ed erano molto preoccupati. Chissà che avrebbero detto se mi avessero trovata. Mi masturbo con la vibrazione del spazio di Lezzi guardando porno lesbo. Allora, abbiamo capito che in bagno si può trovare si può trovare di tutto per masturbare. Cioè, c'è chi lo spazzolino se lo mette là, cioè con chi e poi ci si fa la vedente e rimmel e poi e rimmel poi io che lo so. Dalle amiche, cioè chi si infila un phone da qui nasce l'iPhone.
Che cazzo perché, dici? Perché il phone è dentro di me, quindi sono io phone. Vabbè. No. No. Quando sono sola in casa, le mie docce si trasformano in lunghi concerti. L'acustica in bagno è davvero il top. Come fai? Io non canterei. Cioè, io dentro la doccia. Dipende. Mi fa male la doccia. Io dentro invece cantolino da Roma. Roma. Sì, ma il fatto è che dentro la doccia, cioè, io non è che vado a fa male la doccia se cioè, sto tre ore. Cioè, io va, mensa mono, ho i capelli, mi pulisco bene e basta. Ha rotto il cazzo. Spendo benzina tutti i giorni passando in macchina davanti alla casa della ragazza che mi piace, sperando si accorga di me. Ormai, orami, sono già due mesi che lo faccio. Spero davvero che mi noti. Bel coglione, va a puttana, spendi nemmeno. È vero, da benzina, spreco comunque. A Capodanno i miei zii e mio cugino sono venuti a casa mia. C'era un lago quindi per terra. Io e mio cugino, 8 anni, abbiamo avuto la splendida idea di fare un video. Un video. Un video. Sono qui con un video. Un video. Un video mentre mangiavamo dei peperoncini piccantissimi. Feci finta di mangiare il peperoncino mentre mio cugino lo mangiò seriamente. Dopo un paio di secondi cominciò a urlare, a saltare. Io gli ho detto un po' di... Un po' di Coca-Cola. Pensando che non fosse casato, lui l'ha bevuto. Dopo un ancora più forte, uscì sul balcone e vomitò sull'auto del cugino. Cazzo, ma è una trama di un film americano, cazzo. Cioè, gli diedi un po' di caccola. Sì, è bellissimo. Ho il terrore di avere un ragno dentro l'orecchio sinistro. Proprio, cioè, proprio per forza al sinistro. Guarda, cotton fioc e controlli. Sì, infatti. Tu sei perfetto. Una volta ero fuori con i cani. E pensando di essere solo, ho tirato una scoreggia gigante. Mi sono voltato e c'era un signore che mi guardava sbalordito. Mi sono rigirato in scatto e ho riprovato il cane. Ma che prezzo, che presenza di spirito, capito? Billy! La ragazza di mio fratello mi sta letteralmente sul culo. Oddio, quanto odio questa espressione. Quando un giorno mi sta sul culo. Ma poi se gli sta letteralmente sul culo, significa veramente c'era sul culo. Sì, proprio dentro, tipo iPhone. Quando un giorno è venuto a mangiare a casa mia, lei era in giardino a parlare al telefono. Sentì solo che lei disse ad una sua amica: spero che quella minchiona non mi faccia morire con le cose in cucina. Allora io incazzatissima presi la sua pasta, ancora non condita, e la misi nel water, nella ciotola dell'acqua del cane, e poi ne presi due pezzi e me li misi nelle mutande strisciandole la mia figa. Era buona, brutta puttana. Cioè, proprio con l'odio, capito? Sì, ma la cosa che... Ma se la sono mangiati tutti poi quella pasta? Magari solo il piatto suo. Però il fatto è che tu, vabbè, hai passato, non so che pasta era, però hai passato prima nel cesso, poi nella ciotola del cane e poi nella tua frigna. Cioè, nel senso, anche tu ti sei sporcata, capito? Vabbè, ma che c'è? Che c'è tanto se... Sì, in effetti è stupida. No, è proprio idiota, però vabbè. Mo c'ha l'AIDS, brutta puttana. Cioè. Io sono arachnofobica, cioè ho paura dei ragni. Grazie, se non me lo spiegavi. Ne ho troppa poi, senza virgole. Vabbè. Cioè, ho paura dei ragni, ne ho troppa. Una volta è caduto sul tavolo mentre mangiavamo tranquilli un ragno. Ma come cazzo parla? No, vabbè, questo dai, questo non è colpa mia. È lei che scrive male, su. Cioè, una volta mi è caduto sul tavolo mentre mangiavamo tranquilli un ragno. Cioè, se dicevi un ragno, cioè non è in latino. Magari un ragno lo metti prima. Capito? Non è né latino né inglese, comunque. Una volta è caduto sul tavolo mentre mangiavamo tranquilli. No, perché c'è un ragno andrebbe all'inizio della frase. No, non è. Una volta un ragno è caduto sul tavolo mentre mangiavamo tranquilli. Una volta è caduto sul tavolo un ragno mentre mangiavamo. Mentre mangiavamo tranquilli. Oppure una volta un ragno è caduto tranquilli mentre mangiavamo sul tavolo. Capito? Tranquilli. Una volta mangiavamo mentre ragno è caduto tranquilli sul tavolo. Cioè sta tutto. Cioè, ovvio. Poteva mettere anche così, ci avrebbe avuto più senso. Infatti, comunque, vabbè, però... torniamo al segreto. Sono corsa fuori casa e mi sono messa a piangere, è stato orribile. Era come se il mio cuore non battesse più. A mi sa virgola. Ora tutti mi pirete per culo, ma non c'è da scherzare. Ma pirete per culo per la scrittura, non tanto per ragno. Perché pure mia madre è arachnofobica. Poi si scoprì che il ragno. Poi si scoprì che il segreto faceva cagare, ma che faceva ridere soltanto come hai scritto. Alle elementari dovevamo fare un tema inventando una storia su una farfallina. Io, con tutta l'innocenza del mondo, chiamai la mia pirla. Non sapendo il significato, pensavo di essermi inventato un bellissimo nome. La maestra mi cerchiò in rosso il nome, modificandolo tutte le volte in perla. Eppure arrabbiata, io volevo che si chiamasse Pirla. Giusto. Ma quella... Magari era la farfalla che stava sulla coscia di Belen, Pirla, capito? Quella. Beh, era carina questa. No, faceva schifo al cazzo. La prima volta che mi è venuta l'amministrazione, ho chiamato mio padre. Lui, immaginando cosa poteva essere, disse a mia mamma di venire a controllare. Ma io urlai: devi venire papà. Mio padre venne e gli dissi: papà, mi sono rotta la farfalla, dammi un cerotto. Si chiama Pirla, farfalla. Quello con letto, ho detto solo farfalla, ho detto vabbè, magari sono collegate. Vabbè ragazzi, il video per oggi è finito, speriamo che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto potete vedere un altro episodio di In Segreto. Che cazzo fai? Vabbè, se volete vedere un altro episodio di In Segreto con lui che sta comodo, accomodatevi e lasciate un mi piace. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. In descrizione c'è Instagram, bella.